Ciao a tutti ragazzi e ragazze, allora questo è il video di seguito degli altri ombretti che ho fatto della MAC, che sicuramente vedrete prima di questo. E vi faccio vedere alcuni acquisti che ho fatto tramite una ragazza che è su Facebook, che si chiama Patti, ve la linkerò qui sotto, anche la pagina Facebook che riguarda la MAC. E le altre cose invece le ho comprate allo store della Coin a Catania. Vi faccio vedere prima quelli di Patti. Ho preso quest'altro ombretto. Vi faccio vedere l'ombretto ed è Chill ed è un Frost. C'è scritto qua Frost. Io non ne capisco molto perché non ho molti ombretti della MAC, quindi non ne capisco molto. Ed è questo colore qua. Questo l'ho swatchato perché lo volevo provare perché ha una base cremosa. Questo è cremoso al contrario degli altri ed è bellissimo. Guardate qua che bellissimo. Bello, veramente bello. È stupendo, è un color carne brillantinato. Io credo che soltanto questo, il mascara, e già si può uscire tranquillamente. È stupendo, veramente bello questo. Poi vi faccio vedere quello che ho preso io invece, sempre per quanto riguarda gli ombretti. Questo l'ho preso su eBay e si chiama Reese Paper. L'ho preso su eBay da una ragazza e anche questo è un Frost. Vedete qua è un Frost e si chiama Reese Paper. Ed è questo color carne, simile a quello che vi ho fatto vedere poco fa, però è un color carne semplice, normale, con sbrilluccichine. Io lo utilizzo sull'arcata sopraccigliare perché è molto bello. Come vi ho detto, l'ho preso su eBay a un prezzo di 9 euro, una cosa del genere. Ci ho messo un bel po' prima che arrivasse, però è molto bello, mi piace, che è questo. Poi invece, questi che vi faccio vedere li ho presi alla Coin a Catania. Alcuni li ho presi per il mio compleanno, gli altri invece l'ho presi un paio di giorni fa. Allora, questo è questo è un altro Frost ed è Satin Top. Questo qua. Ed è un Frost ed è questo bellissimo colore. Molto bello, mi piace tantissimo Satin Top. È un color top però brillantinato, mi piace molto, veramente è molto bello, mi piace. Questo l'ho visto sempre sui video su YouTube e l'ho voluto acquistare. Poi ho preso Black Tape e questo è un matte, se non mi sbaglio. Ed è questo qua, sì, è un matte, è black tape, questo qua, aspettate che ci riesco, ed è questo, è un color carne, faccio vedere, guardate, bello, sembra gesso, ma invece è color carne proprio. È un color carne ed è bellissimo. E infine ho preso un altro ombretto che è Aux Satin, Satin, una cosa del genere. Ed è questo, vi faccio vedere qua. Ed è un satin, si chiama Aux. Questo. E la colorazione mi devo ovviamente sbrigare perché già la scheda reclama ed è questo. Questo qua è un malva. Io adoro i malva. Ed è bellissimo. Guardate qua che bello. È un malva con dentro un top, un marroncino malva, una cosa del genere. Molto molto carino. E questo è il colore. Bello. Questi li ho presi alla Coin a Catania. Altro ombretto, questo qua della Pro Longwear, sempre della MAC, e questo è un Pen Pot. Questo qua l'ho preso sempre a Catania ed è Painterly. Questo qua lo faccio vedere.
ed è Penterly. Questo. Ovviamente non l'ho nemmeno sbocciato proprio per farvelo vedere. Questi li ho presi a dicembre per il mio compleanno, cioè un paio di giorni dopo il mio compleanno. Però infatti ve l'ho fatti vedere proprio per il mio compleanno. E questo, perché siccome vi volevo fare gli swatch, non l'ho nemmeno toccato. Adesso finalmente lo posso fare. Ed è questo. Ed è un top, è un top. Questo è un rosa. Proprio per fare tutto l'occhio e mi serviva tantissimo perché certe volte mi secca truccarmi, con questo faccio tutto, diciamo, si uniforma la palpebra ed è ottimo. Ed è questo, non so se si vede, questo qua. Poi l'altro invece che ho preso da Patty, ho preso da Patty è Stormy Pink. Stormy Pink l'ho scelto tramite il video di I sogni della Ele, perché lei l'aveva acquistato, mi è piaciuto molto lo swatch che ho visto e quindi l'ho voluto prendere. E questo è Stormy Pink. Se riesco ad aprirlo, ve lo faccio vedere. Siccome mi pulisco con la salviettina, quindi ho le mani un po' lisce. Ed è questo qua. Questo malva, ovviamente, non poteva non essere un malva. Ed è questo colore. Vedete? È un top malva. È uguale al colore che ho preso poco fa di ombretto. E mi piace molto. Ed è questo. Questo è Penterly e questo è Stormy Pink, questo qua. Mi piacciono tutte e due, sono molto molto carini, mi piacciono veramente tanto. E questi sono i Prolonger swatchate. Niente ragazzi, allora vi faccio vedere gli ultimi pigmenti che mi ha mandato Patty per quanto riguarda il pacco enorme che ho preso. E questo è un pigmento Ever 50 Yellow, questo qua. Poi mi ha mandato Naked, questo colore qua, molto molto carino. Poi mi ha mandato Chart House, non so come, credo che sia Chart House, questo qua, che è un verde. Poi mi ha mandato Teal, che è questo verde più scuro, molto molto carino, questo qua. E poi mi ha mandato Blue Brown, che è il famosissimo ombretto della MAC, questo qua che è favoloso, che è quello che indosso, non so se si vede, questo è il blue brown, bellissimo, mi piace veramente tanto. Allora, ragazze, per quanto riguarda la MAC, io ho finito, vi ho fatto vedere tutti gli acquisti che ho fatto alla MAC, quindi ho proprio veramente finito. Patty è stata molto molto generosa per quanto riguarda pigmenti, per quanto riguarda i campioncini, è stata veramente generosissima. I rossetti mi sono piaciuti, gli ombretti pure, i paint pot altrettanto, sono dei prodotti ovviamente buoni, la MAC è una marca molto molto prestigiosa, io la preferisco tra tutte, però ovviamente essendo che costa abbastanza non riesco a prendere sempre qualcosa della MAC, però ovviamente mi accorcerò le mani e invece di fare acquisti tra virgolette un po' più buttati così, farò più acquisti della MAC, risparmierò un pochettino e acquisterò altre cose della MAC, soprattutto i rossetti perché mi sono piaciuti tantissimo. Anche gli ombretti sono molto carini, infatti credo che aggiungerò altri ombretti qua e altre palettine che ho vuote. E niente ragazzi, sicuramente in questi giorni vi farò altri video.
ho delle collaborazioni da fare, quindi sicuramente farò altri video. Per quanto riguarda la Mac, ho finito. La memoria si è riempita di nuovo. Sto avendo problemi con questa micro SD, non so come fare. Vi chiedo scusa per aver fatto 3 video della Mac distinti e separati, ma la scheda di memoria ha dei piccoli problemi e quindi devo fare per forza così tratteggiati questi video e non. Io volevo fare un video soltanto del pacco che mi è arrivato e per farvi vedere tutti i prodotti della Mac, ma la scheda non vuole, proprio mi costringe a fare 3 video della Mac, me li dovete subire tutte e tre. Niente, per quanto riguarda questo video ho finito, io vi saluto, spero che sia stato di vostro gradimento e spero che le luci e con la videocamera nuova siano venute tutte cose perfette e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video ovviamente spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!